Buongiorno cantanti. Allora, oggi faremo un lavoretto molto interessante su una scala, che è la scala blues. Allora, la prima cosa che ci terrei a dire è che ogni volta che affrontiamo una scala e che decidiamo di impararla, è bene quantomeno imparare a intonarla tutta, conoscendo le note che stiamo eseguendo. Quindi scelgo la tonalità in Sol per una questione di comodità e dirò le note a partire da Sol. Se noi vogliamo dire una scala completa, dovremmo pronunciare i nomi di tutte le note che la compongono. Se parlassimo per esempio della scala diatonica maggiore, dovremmo dire Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol e con le rispettive alterazioni. Nel caso della scala blues dobbiamo saltarle delle note e quindi alla maniera della pentatonica, tanto per intenderci, soltanto che abbiamo delle note ben precise, che sono le cosiddette note blues. Allora, se noi dovessimo utilizzare, ed è il modo più comodo, i numeri per indicare ogni grado della scala, il grado della scala è la nota, ogni nota della scala, potremmo dire Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, corrispondono a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allora abbiamo la nota 1, che è la nota Sol, avremmo la nota 2 che è La, ma in realtà in questo caso non ce l'abbiamo, abbiamo direttamente la nota 3 che è bemolle, quindi è abbassata di un semitono. 1, 3, 4 che è il Do e il 4 diesis alzato di un semitono che è quindi il 4 diesis, non si può certamente cambiare. 5 perché abbiamo anche il Re. Poi saltiamo il sesto grado che è il Mi e abbiamo il Fa e di nuovo il Sol. Allora, le note suonano così. Ed è bellissima sta scala. Sol, Si, Do, Do, Re, Fa, Sol, Sol, Fa, Re, Do, Do, Si, Sol. Attenzione, ora proviamo a pronunciarla insieme. Mi raccomando. Attenzione al Si bemolle, Do, Do diesis, Re. Allora, Sol, Si, è una semplice terza minore, come tutte le scale minori. Quindi, vai, 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 per noi non è particolarmente difficile, ce l'abbiamo nell'orecchio, il minore fa parte di tutta la nostra cultura musicale, un po' più, delle canzoni un po' più romantico, barra tristi, barra, sì, romantiche. Ok, quindi, facciamo Sol, Si, lo possiamo chiamare 1, 3, per dire, quindi Sol, Si, 1, 3, oppure bye bye, do bye, babu, babu, come vogliamo, come ci piace di più. Bene, babu. Andiamo avanti? Adesso abbiamo un cosiddetto cromatismo, per cui abbiamo il nostro sarebbe Do, Do, diesis, Re. Sono tre note che sono attaccate, attaccate, attaccate una all'altra. La distanza fra di loro è di un semitono. Quindi tutte le note che sono in sequenza fra di loro con la distanza di un semitono vengono chiamate cromatismo. Cioè tutta questa frase viene chiamata cromatismo. Noi abbiamo questo fraseggino cromatico molto carino. Ma bisogna fare attenzione quando si pronunciano più di due semitoni o anche più di un semitono di fila, perché la sensazione fisica che avvertiamo noi è quella di scendere, non quella di salire. Attenzione! Quindi, Sol, Si, Do, Do, Re. Ancora, Sol, Si, Do, Do, Re. Ora lo suono e ripetete. Sol, Si, Do, Do, Re. Bene, proviamo a farlo con Bye, Bye, Babu, Dui, Bam. Bye, Bu, Dui, Du, Bye. Bye, Du, Dui, Du, Bye. Bye, Du, Dui, Du, Bye. Da soli.
sul cromatismo. La sensazione di scendere, per essere più precisi sull'intonazione, mentre si sta salendo. Ancora. Ancora. Ripetiamolo con i nomi delle note. Sol, si, do, do, re. Concludiamo la concludiamo la scala con il settimo e ottavo grado, quindi fa sol, fa sol. Bene, ridiciamo tutta quanta la scala salendo. Ho scelto il sol perché sta proprio in mezzo, forse il sol è un po' basso per alcune donne. Fate un tentativo. Ad ogni modo, magari cercherò in altri video di farlo diverso, però sicuramente alla fine di questo faremo una piccola improvvisazione su un'altra tonalità che sarà magari più agevole. Attenzione, quando si inizia una scala in una zona così bassa, nel registro di petto pieno, bisogna fare attenzione a tenere bene alta la risonanza in modo da non tirare con la gola, ok? Sol, si, do, do, re, fa, sol. Via. Scendiamo. Sol, fa, re, re, do, si, sol. Perdonatemi, ma per me io non posso assolutamente, scendendo, chiamare le note allo stesso modo. Quando c'è un'alterazione in termini di diesis, una nota sale con il nome della nota più bassa, e quando scende invece è bemolle con la nota di sopra. Prendete per buona questa cosa, poi ne parleremo magari un giorno quando faremo un po' più di teoria, però salendo si dice sol, si, do, do, diesis, re, fa, sol, sol, fa, re, re bemolle, do, si bemolle, sol. Questo si bemolle potrebbe essere, ovviamente deve essere, perché lo è anche sulla salita, e anche qui ci vorrà una spiegazione di teoria più avanti. Bene, chiudiamo questa parentesi, più forte di me non posso starmene zitta, lo devo dire per forza. Vabbè, fa niente, ricantiamola con i nomi delle note. Sol, si, do, do, sol, si, do, do, re, fa, sol, sol, fa, re, re, do, si, sol. Via. Molto bene, allora, adesso facciamo sì, con da bu dui bu da. Da bu dui du bai du bai. Sha ba dui du dai bu bai. Chiedo scusa. Molto bene, adesso vediamo un po' se riesco a suonare. Allora, qui ci troviamo in un'altra tonalità, come vi accennavo, e quindi avremo dai bu ba bu bui bu bai bai bu ba bu bui bu bai. Siamo in do. Dai du da bu. Bene, vogliamo analizzare le note invece in questa tonalità? Avremo do, mi, fa, fa, sol, si, do, si bemolle, do, do, si, sol, sol, fa, mi bemolle, do. Ancora. Ok, qua siamo su una zona leggermente più alta.
e anche qui dipende un attimino dal tipo di voci che si stanno esercitando, bisogna utilizzare di più il registro di testa sulle note acute, attenzione, anche nell'altro era necessario usare una risonanza molto alta, ma eravamo comunque a ridosso del passaggio, ultime note erano sul passaggio, mentre, cioè le note più acute erano sul passaggio, in sol. Ora che siamo in Do, invece, attenzione, perché partiamo dalle ultime note del registro di petto, ci troviamo sul passaggio e il resto sarà il registro di testa. Lo dico per sicurezza, ok? Poi c'è chi magari può spingere il passaggio un po' più in alto, è una tecnica che alcuni utilizzano, secondo me il passaggio non è necessario spingerlo più in alto, si può tranquillamente ottenere un ottimo suono in stile, senza alzare il passaggio. Comunque, al momento non sto facendo un discorso di tecnica, sto facendo un discorso di intonazione, attenzione. Ovviamente, sempre la respirazione, sempre la maschera, sempre il sostegno. Bene, allora noi vogliamo fare il nostro Do, che poi è un Do minore con la settima minore. Fa settima. Ah, scusa. Ho preso la prima nota, sono arrivata alla quarta, ho sfiorato il cromatismo e sono tornata giù, ho preso un pezzo di scala e ho ottenuto un fraseggio blues, bello. Esistono liste e elenchi di questi fraseggi che si possono studiare, ma non c'è niente di più bello che inventarseli, per cui magari se desiderate mandatemi un link o chiedetemelo, perché ve lo faccio, vi faccio vedere sulla tastiera come suonare questa scala e eventualmente suggerirvi come, anche se non siete dei pianisti, provare a sperimentare dei fraseggi da voi. Oh, molto utile per poter studiare. Scusatemi, ma io qua ho i timer che suonano, telefoni, dovrei mettermi in modalità aereo ma non posso. Ok, proviamo ancora un attimo a fare questo fraseggio e poi ne proveremo altri. Mi raccomando, se vi serve quel lavoro del piano della tastiera, like, commento, ciao. Ok, stessa cosa, ma ho cambiato l'accordo e quindi suona diverso, suona bellissimo, in realtà è sempre lo stesso fraseggio. Riproviamo. Fate voi. Ma cambiamo l'accordo. Facciamo un botta risposta. Proviamo ancora una volta tutta la scala. Da-ru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 -
a improvvisare qualcosina su questo piccolo accompagnamento che ho fatto semplice semplice. Sentirete che se vi attenete alle note che abbiamo cantato insieme andrà sempre bene. Fate una prova e poi ci risentiamo. Bye bye!